Buona domenica a tutte, buona domenica. Come avete passato la settimana? Spero super super bene. Io benissimo, come avete passato Ferragosto? Allora, io sono stata molto bene, sono stata al mare, come al solito, sotto l'ombrellone, protezione 50, mi prendono in giro a me, però comunque io sono così. Allora, ho legato i capelli e poi l'ho sciolti e mi è rimasta la forma dei capelli legati, vabbè. Allora, speriamo un pochino più di fresco, in maniera che riesco questa settimana a fare uncinetto. È stata dura, a parte va bene con la festa di mezzo Ferragosto, insomma, non ci sono stata, ho passato una splendida giornata, sì, 2 giornate veramente molto belle. E per cui dico sempre si riprende, no? Ho fatto un pochino le vacanze quest'anno, un po' vado e torno, ecco, non proprio fissa, però insomma sono stata benissimo. E si riprende insomma da domani, e per cui vi ho fatto vedere su un post, non so se l'avete visto sul post, ho messo 3 borse, no, di grandi marche della Miu Miu, che quella è proprio super super semplice da rifare, proprio di una semplicità incredibile, perché l'avevo vista a una foto alla Ferragni, aveva questa borsa, ho detto ma come la portava con molta disinvoltura una foto, però mi ha detto, boh, così semplice, a volte le cose così semplici sono quelle più chieste. Infatti, voi mi avete cliccato più quella, se non sbaglio, devo andare a controllare perché l'ho messo anche su Instagram. La prima o la terza? La prima o la terza? Anche se a me piace di più la seconda. Scusate, ma ho già acceso l'aria, ma già mi secca subito la gola. Comunque, ho il telecomando, al limite spengo. Allora, questa settimana mi sono concentrata, a parte va bene le chiacchiere che abbiamo fatto, ci siamo scritte, sono super contenta. Poi mi vado a fare le mani, dopo mi vado a fare le mani che le devo ancora fare. Insomma, oggi sono un po' di restauro. Devo restaurare un pochino. Allora, la borsa piccolina è piaciuta tantissimo, sono proprio contenta. Vedete quanto è piccola? È super super piccola, io ho messo il soutage, ma voi potete anche mettere la chiusura, non ce l'ho qui, non l'ho presa, vabbè, la chiusura quella lì classica a cartella, una chiusura diversa, mettere delle perle. Scusate, ma forse devo chiudere l'aria, mi secca veramente. E poi potete mettere delle perline, un'applicazione laterale, insomma volevo fare qualcosa di diverso. Ma poi avevo questo, ecco, vediamo se, ecco, mi avvicino, di soutage che l'avevo fatto tempo fa con questa cuccia, e dico ci sta veramente bene. Certo, per una ragazza non è ovvio, non vado ad applicare il soutage, mettete qualcosa di diverso, oppure non so, adesso potete mettere un'applicazione oppure nulla, la chiusura e basta. Poi avevo questi manici, io non ricordo, ma penso, non so, ne ho diversi di questi, e ho detto questo ci sta bene. Per colorello un pochino sportivo, devo dire, questo manico, ma potete realizzarlo con vi ho fatto vedere un tutorial, potete fare sia il manico oppure la tracollina se preferite, però è piccolissima, piccola piccola, adesso non ricordo le misure a memoria, ho dimenticato. Dimenticato, non sbaglio, ecco, non ho il centimetro qua, 18x14 credo, se non sbaglio, non sono sicura. Però è bellissima, devo mettere ancora la chiusura, fissare il soutage, questa è mia, questa proprio, eccola qui. È mia, adesso si apre perché non è chiusa, mi piace tantissimo, mi piace tanto, e poi è veloce, è un unico pannello, infatti vi ho fatto vedere che è un unico pannello che si lavora con i laterali, vedete qui i laterali non sono cuciti, ma sono cuciti solo da questa parte qui, e basta, non abbiamo la cucitura centrale. Abbiamo una cucitura qui laterale, qui non c'è cucitura, ecco qua. Facile, poi potete variare la misura. Qui potete fare più diminuzioni per farlo più oppure allungare di più. Insomma, tantissime varianti che poi vi dico nel tutorial. Semplice, veloce, mi piace tantissimo. E infatti quest'anno, come vi ho detto anche nei podcast, le ragazze preferiscono delle borse mini 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 mini, piccolissime, e invece oppure le borse gigantesche, no? Quando abbiamo parlato anche della generazione
generazione Z, e per cui noi ci piace un pochino più la mezza misura, no? Invece loro vanno con proprio micro micro, ci va giusto il telefono, un piccolo portafoglio e finita. Di più non entra, di più non entra, però carina, carina, questa proprio mi piace tanto. Poi fucsia, posso io non mettere il fucsia? Assolutamente. Mi piace tantissimo. Io al mare quest'anno, a parte quella di raffia che metto spesso, vi devo dire che quella raffia non si tocca, cioè proprio sta lì e la metto ogni anno. Ci sono alcune cose che... Invece questa, che non ho sistemato le codine, cioè l'ho portata al mare e mi sono accorta, ops, non ho sistemato le codine. Tipico di noi creative, tanto è nostra, cioè, ho le codine, ciccia. E ho messo questa al mare, fantastica. Infatti, una vista a mia madre dice: mi piace, forse è un po' troppo forte, ma mi piace tantissimo. Io adoro questi colori, i belli accesi, eccolo qua. E questa è piaciuta veramente tanto anche al mare, è comoda perché ho messo giusto gli occhiali. Insomma, un pareo, e poi ho messo diciamo, vengono le parole, uno asciugamanino piccolo con le microfibre, per cui è stato perfetto, non avevo altro da mettere. Poi quella il borsone grande con tutte le cose dentro le faccio portare a mio marito. Io vado con questa, poi mio marito porta il borsone con tutte le cose che ci occorrono. Le faccio portare a lui, non le porto io. Assolutamente, non so se fate lo stesso. Scusate se mi tocco continuamente i capelli, ma vedete qui che cosa ho fatto. Allora, ho lavato i capelli, poi che cosa ho fatto? Erano umidi. E l'ho legati, cosa che non devo fare, l'ho fatto, fa caldo. E per cui sono un po' così, ribelli, molto ribelli. Allora, sto facendo le prove. Sto facendo le prove perché super carica, come sempre, super carica, sperando che questa settimana dicono che rinfresca, per cui posso fare ore d'uncinetto tranquillamente. E adesso vi faccio vedere un filato, ma adesso sto parlando con voi. E non mi ricordo il nome del filato, mi fa una brutta figura. Aspetto un attimino, chiacchierò, cerco nel frattempo di ricordare il Sirmione o Sermione? Sirmione, no, va bene. Ok, dei filati discount. E stavo color petalo facendo le prove di quel poncho che sto realizzando. Ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta, ma qualche signora che mi vede mi fa: ma non fai vedere mai le cose belle finite? No, la domenica no, non faccio vedere le cose finite, faccio vedere le cose che inizio. Questo è il punto che avevo deciso, poi vi dico com'è fatto, ma poi l'ho fatto in un altro modo. E guardate quanto è lungo, ci vuole un bel po' di tempo. A un certo punto ho detto no, non è pratico per le signore, ma anche chi ha le prime armi. E allora ho detto no, devo semplificare. Ho cambiato il progetto, adesso non si vede nulla perché ho ricambiato questo è lungo, perché questo va così, così tutto giù, sperando che ho preso bene la misura. E l'ho cambiato di nuovo, che poi qui va di nuovo con le maglie altissime, triple. E poi varia un pochino. Io allora ho cambiato di nuovo per fare questo pezzo. Insomma, ci ho messo un bel po', ho disfatto tutto, ho disfatto il campione, ho preso la misura, ho detto ok, è andata. Ho deciso per questo. Visto così non si vede nulla, visto così non si vede nulla, ma datemi un po' di fiducia, sperando che viene bene. Un pochino di fiducia, penso sarà un lavorone. Non credo per venerdì, non credo di farcela per venerdì. Non ce la faccio per venerdì, credo proprio di no, perché, che ne so, a parte deve essere sottoseno, che da me sottoseno, che mi prende, vedete qua, mi prende parecchio la circonferenza. Il sottoseno mio è un metro, cioè, e ce ne vuole, perché ovviamente deve passare davanti e poi riscendere, per cui non sono molto agevolata sul fatto seno, non sono agevolata, per cui mi ce ne vuole un po'. E si prende la misura dal gomito davanti e gomito, spero di averla presa bene, se no sarà una misura diversa, e va bene, ci accontentiamo. Poi vado fino a sottoseno. Però parto da qui, poi devo fare una variante solo. Insomma, l'idea c'è,
E vediamo, poi vi dico dove mi sono ispirata, dopo ve lo dico appena ho finito. Appena ho finito, poi ho avviato un qualcosa col punto grande, già ve l'avevo detto, non ce l'ho qui in manascio, con tutti gli avanzi dello Zefiro. Potevo io lasciare quest'anno che devo finire lo Zefiro, lo voglio finire e non ho mai fatto un tipo di progetto. E lo faccio proprio col Granny, un classico, e lo voglio fare perché sul mio canale non c'è. E spesso quando ho notato che prima le cose classiche non le facevo perché tua bella hanno fatte tutti, perché la rifaccio? No, perché non c'è nel mio canale, per cui la voglio fare assolutamente e vi farò vedere, insomma. Adesso non ce l'ho qui, se no ve l'avrei fatto vedere, ma sta venendo veramente bene. Come mi sto orientando su queste cose. Poi sto sistemando il blog perché mi sono accorta che tutto il corso del punto brioche, perché poi si riparte a settembre con il punto brioche, e non avevo fatto bene tutti gli articoli, li avevo messi tutti privati, non so che cosa avevo fatto, vabbè, in quel periodo evidentemente a forza di fare uncinetto, mi ero impazzita, non lo so, ma sto sistemando tutti gli articoli che poi vi farò tutto, vi metterò un articolo, non un articolo, vi metterò un post nella community di YouTube dove con un clic avete tutto il corso di domani ve lo dico, di punto brioche. Oggi non c'ho le parole, evidentemente forse piove. Speriamo, speriamo. Fa troppo, troppo caldo, molto, molto caldo. Qui sono i bambini sotto che giocano, più che giocano urlano, cioè non so come giocano, urlando, va bene. Comunque, detto questo, sono super contenta. Parlando ancora delle borse, vediamo se la prima, la seconda, la terza. È ovvio che lì non ci sono, non abbiamo i materiali proprio per farle proprio uguali, è impossibile perché non abbiamo i materiali, però l'idea, no? Di sapere. Poi voi come vi orientate anche con i gusti, con le preferenze, che cosa preferite? È difficile poi orientarmi. Uno cerca sempre di fare un pochino tutto, però non è che si può accontentare proprio tutti, perché poi esiste anche il mio gusto personale, no? Allora cerco di non fare tutto quello che piace a me, perché se io dovessi fare tutto in base a quello che mi piace. È ovvio che poi alla fine rischio di fare qualcosa di solo che piace a me, non va bene, ecco, ci sono un po' contorta, però è questo che volevo dire. Cioè, questi bambini urlano, non so se si sentono, ma urlano tantissimo e va bene, giocano con gli urli. Allora, vediamo cosa possiamo fare ancora di borse, perché me le state chiedendo, mi inviate le foto delle borse. E sono super contenta, insomma, di questo perché abbiamo una bella condivisione, mi piace tanto, mi avete scritto anche sul blog, sono proprio contenta perché il lavoro che si è fatto quest'anno è andato bene, poi faremo a fine agosto, diciamo, un riassunto di tutte le cose che abbiamo fatto e che poi inizierà la stagione, certo non subito a settembre, io spero martedì di poter fare la live, se riesco. Però vi metto sempre un annuncio prima, per cui non prendete per. Io quando inizierò a fare le live, il giorno preciso, io ve lo dico, io ve lo dico. E sapete che sono precisissima, il mercoledì sempre il podcast, il lunedì, venerdì tutorial. Queste settimane, insomma, la programmazione è stata un pochino diversa, però va bene, ci sta, insomma, nel periodo estivo. Ma è la domenica, è la domenica, per cui voglio poi aggiungere, casomai, ma non togliere per la live. E il problema, avevo poi il problema così dell'iscrizione in piscina, perché poi mi resta il giovedì, ma non il martedì, preferivo più il martedì. Speriamo di riuscire di martedì, ecco, vediamo un po' gli orari, casomai spostare, vediamo un po' cosa posso fare. Allora, quanto chiacchiero tantissimo, adoro perché poi mi scrivete tantissimi, tantissimi messaggi, la domenica li leggo tutti e mi piace veramente tanto quello che faccio, ma cioè, si vede che mi piace, ho tantissime idee e poi con quell'agenda nuova ho cominciato a scrivere che poi ho anche le cose sul computer, insomma io super precisa, ma. Ho proprio la voglia di riprendere, poi di riprendere la lana, non sapete quanta voglia ho, infatti ho tirato fuori qualcosa, già l'ho detto l'altra volta, c'è qualcosa che mi dà un prurito ogni tanto, va bene.
E sono così contenta, felice. Poi anche della borsa piccolina. È stata una stagione estiva un pochino diversa dalle altre. Di solito faccio più cose per la casa, è stato meno. Insomma, ci sono state. Veramente c'ho un prurito al viso. Non so perché. Tutti pizzichini. Va bene, comunque, io sono super contenta di come sono andate le cose. Spero che poi la prossima stagione ci saranno anche delle novità. Speriamo di variare un pochino. Anche con l'amigurumi, sì, si parte un giorno speciale solo per l'amigurumi. Abbiamo iniziato, è piaciuto, ma ho un altro progetto che sta iniziando. Il problema è dei colori, no? È dei colori che non avendo a disposizione il filato si riesce a fare ben poco finché non riparte, insomma, tutto, non riparte tutto. E allora ho un'idea, ma poi non ho il filato. Anche se adesso è disponibile anche il Murano da lavorare. E quello faremo un giacchino perché adesso quando poi c'è il cambio della stagione, cambio di stagione, se ne parla a metà ottobre, però diciamo i giacchini in cotone piacciono tantissimo. A settembre ci dedichiamo insomma ai giacchini che io porto veramente tanto, tantissimo. Io sono giacchino dipendente, ovunque c'ho il mio giacchino, mi piacciono. Poi il Murano ha quell'effetto insomma pizzo che ci piace, dobbiamo scegliere un bel punto, ecco, un bel punto. Quello sì, che ho preso anche un bel colore, vi ho fatto vedere l'altra volta. Questo è perfetto anche per settembre, insomma, super super felice, come sempre. E riprenderemo con il punto brioche, dice Luana, riprendiamo col punto brioche. Assolutamente sì, ho di nuovi punti da realizzare, da farvi vedere. E poi ci sarà una novità del corso, un'altra novità ancora. Questa volta non lo dico perché poi dopo vengo anticipata. No, perché se vengo anticipata non è un problema. Però mi creo io, dico va bene, poi lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio. E allora a questo punto non lo dico, lo faccio e poi lo vedete. E poi, insomma, uno ci si può ispirare come vuole. E va bene, la newsletter, mi raccomando, io lo dico sempre, iscriviti alla newsletter che poi ci saranno delle novità che arriveranno ogni settimana, insomma, un po' di cose che ho già sistemato ora per settembre. Infatti il blog era un disastro, l'avevo proprio ab no, abbandonato, ma avevo fatto un po' di disastro sul blog. Guardate, veramente, cioè uno fa i video, però video, registra il video, ti devi fare le foto. Devi pensare al filato, al progetto, fai il montaggio, scrivi l'articolo, se tutto va bene. Io sponsorizzo poco sui gruppi su Facebook, non lo faccio più, non lo faccio più per scelta, perché ho capito che poi non serve molto. All'inizio, quando si parte con YouTube, si pensa che co la condivisione è importante. Sì, è importantissima la condivisione su altri gruppi. Poi succedono un po' di cose, cerco di starne fuori. E allora non dà proprio. Se uno lo fa per visibilità, non dà proprio quella visibilità, insomma, che uno spera. Uno deve condividere, insomma, sui propri social, vedere un po', condividere da altri gruppi. Insomma, all'inizio l'ho fatto forse il primo anno, poi ho detto basta, assolutamente lasciamo stare e non condivido solo insomma sui miei social, sul mio gruppo. Spero che quest'anno il gruppo sia più attivo, siamo diventate, insomma, non siamo tantissime, non mi ricordo quanto siamo come numero, io non guardo pochi i numeri degli iscritti, su quello mi dimentico, non so neanche con il mio canale quanti iscritti ha, non me lo so, 50 e qualcosa. Non credo che poi dipenda poi dagli iscritti, dipende poi da quello che si fa, dalle visualizzazioni e tutto il resto. Su YouTube sono abbastanza informata, sulle altre cose come Instagram è proprio per me zero assoluto, non riesco neanche a fare i reel, io sono un disastro sui reel, non sono proprio capace, non sono capace assolutamente, ci provo ma non va proprio, neanche su TikTok, non sono proprio brava, non c'è niente da fare, sui video lunghi insomma mi sento a casa, no? Invece fare qualcosa di concentrato, piccolo, anche quello bisogna essere bravi, no? Cioè, in pochi secondi devi far vedere tutto, devi far vedere quello che sai fare. Quando si è abituati a fare dei video lunghi, che hai tutto il tempo di parlare, far vedere,
tutto in pochi secondi è difficile, però insomma sto cercando anche di capire come fare, bisogna stare insomma al passo un pochino con tutto. Allora, io vi saluto, questa chiacchierata, vi ho fatto vedere qualcosa, domani il tutorial quale sarà, non lo so, lo devo studiare oggi, che non ci sono stata, sono rientrata e questo qui, mi sono un po' rilassata con cose diverse. E oggi devo studiare quello che sarà per domani, per cui farò tutta la giornata uncinetto per pubblicare domani, non lo so. Vediamo che cosa, un qualcosa di piccolo e poi insomma si parte con cose insomma più sostanziose, no? Se la temperatura cambia, ecco, perché i tutorial vedo che li guardate, ma preferite più che fa caldo, è ovvio che le chiacchiere piacciono di più. Allora, io vi saluto, un bacione, mega 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 con uno scrocchio super super gigantesco oggi e ci vediamo domani con un video tutorial, vediamo cosa esce fuori domani, non lo so oggi che cosa invento. Poi ci vediamo mercoledì con il podcast, venerdì e poi il video della domenica, speriamo martedì con una live, io incrocio le dita e poi faremo un appuntamento fisso, tutte le settimane faremo un appuntamento fisso. Allora, io vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo domani con un video. Quale sarà? Chi lo sa? Boh, non lo so neanche io. Un bacione.